Buonasera a tutti, sono le 19.07 e dichiaro aperta la prima seduta del Consiglio Comunale di Casa. Passo la parola alla dottoressa De Cinque per Battaglia. Presente. 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 Possiamo iniziare regolarmente il Consiglio e passiamo al punto numero uno dell'ordine del giorno, che è lettura e approvazione verbale precedente seduta del 25 giugno 2020. Le delibere sono state regolarmente depositate, se non vi sono osservazioni, vediamo approvate all'unanimità. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, che abbiamo oggetto relazione al bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 54 in data 18 agosto 2020, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267/2000. Allora, il dottor vice sindaco De Pietro. Grazie Presidente, quindi propongo l'approvazione del Consiglio Comunale la ratifica della delibera di giunta numero 54 che era stata adottata il 18 agosto 2020. La maggior parte del che ricordo che erano gli interventi più importanti, questa variazione è stata quindi affrontata perché occorrevano stabilire provvedere alle somme per l'esecuzione di lavori di adeguamento degli spazi interni ed esterni presso l'Istituto Complettivo di Pietra prima dell'inizio dell'anno scolastico. In più, l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali e immobili comunali ed interventi di riparazione e di manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali e poi l'affidamento di incarichi e progettazione per la richiesta di finanziamenti e per la realizzazione e valorizzazione di opere di urbanizzazione, realizzazione di segnaletica orizzontale a completamento dei lavori effettuati. Quindi questa è la ratifica che sottopongo all'approvazione del Consiglio, ricordando quelli che erano le voci principali. Grazie vice sindaco. Ci sono interventi? Sì. Vabbè, prendiamo atto di queste variazioni legate fondamentalmente alle urgenze collegate a questa emergenza sanitaria. E qualche perplessità, perché nell'elenco poi dice verificata la necessità di apportare via l'urgenza, no? Tutta una serie di capitoli, esecuzione dei lavori della scuola media, e lo capisco, anche delle altre manutenzioni di strade e quant'altro. Poi a un certo punto si dice affidamento di incarichi di progettazione per la richiesta di finanziamenti per la realizzazione e valorizzazione di opere di urbanizzazione. Ma queste sono legate al Covid, sono legate, cioè altrimenti che urgenza c'è? Ma la variazione di bilancio va intesa in un contesto. Questo perché per procedere alla richiesta di finanziamenti per finanziamenti che comunque sono collegati con sono collegati con il Covid, e in genere questo va fatto nella programmazione, sì. Cioè che uno dice per il Covid facciamo questo, abbiamo in mente di richiedere dei finanziamenti collegati appunto magari a una maggiore attenzione dello Stato nei confronti dei comuni, sì. E così per me non avrebbe sarebbe una contraddizione. Per noi votiamo favorevole. Grazie. Ci sono altri interventi? Bene, passiamo alla votazione per le proprie. Chi è favorevole al punto numero 2 dell'ordine del giorno che ha variazione di bilancio e previsione finanziaria 2020 ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 54
passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, ratifica della deliberazione di giunta comunale 66 del 3 settembre 2020, adottata ai sensi dell'articolo 175, comma 4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Parola sempre al vice sindaco, dottor De Petri. Grazie Presidente, anche in questo caso si tratta della ratifica di una delibera di giunta comunale, e in questo caso avevamo una sola voce che era la somma di 5.095 centesimi per contributo alle biblioteche per acquisto libri e sostegno alle librerie d'Italia, e quindi era stata assegnata al comune di Castro appunto questa somma da utilizzare per l'acquisto di libri da spendere per 30 giorni dalla venuta a credito da parte della Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore, comunque non oltre il 30 settembre 2020. Quindi l'urgenza è motivata dal fatto stesso che questa somma andava comunque spesa entro il 30 settembre, quindi l'urgenza è stata fatta questa delibera di giunta che oggi portiamo alla ratifica del Consiglio Comunale. Grazie Gesù. Ci sono interventi? Sì, niente da osservare, soltanto per mia conoscenza, non riesco a comprendere, lo chiedo all'assessore, perché c'è una ripetizione in ordine alle ratifiche, alla seconda pagina. Voi dite alla prima pagina, richiamando l'articolo 175 del decreto testo unico 267, no? Le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, eccetera, da ratificare entro 60 giorni. Poi a un certo punto dietro si riporta un'altra norma, l'articolo 109 del decreto legge numero 18, convertito nella legge numero 27 di aprile. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivate. Entro 90 giorni con legge? Con questo decreto. Con legge. Il decreto. No, dice così. Salva ratifica con legge. Salvo ratifica da parte allora praticamente norma generale del testo unico entro 60 giorni dall'adozione dell'atto da parte della giunta. A meno che stiamo in fine atto del 31 dicembre. Buonasera. Il decreto 18 di quest'anno per l'Italia ha spostato proprio per l'emergenza coronavirus la possibilità di ratificare le delibere di giunta adottate via d'urgenza. Cioè, ma modifica di termini? Sì, ma è una deroga temporanea, diciamo. Sì, sì, è 90 giorni al posto di 60. Ecco, questa ha dato questa possibilità. No, ma mi è incuriosito questa cosa. Salvo ratifica con legge, no, appena no, no, no. No, che mica fare, mica le cifre lo voglio consigliare. È giusto. E riportate proprio il testo della norma. Così, lettera B. E lo devo andare a ricontrollare perché c'è qualcosa che non funziona anche già nella norma. C'è qualcosa, perché poi hanno fatto riferimento al decreto legislativo 118 e non al testo unico. La prima curiosità è che tanto siamo comunque nei termini di 60. Sì, ma intanto c'è quello che parlo proprio forse la prima volta. Stavamo in emergenza, cioè riconosciuto l'emergenza. Io interpreto il periodo dell'emergenza vanno bene 90 giorni, altrimenti abitualmente sono 60 giorni. Forse grazie ad altro consiglio di giugno abbiamo portato qualcosa proprio tenendo conto di esattamente. A giugno c'è stato. Questo dei 90 giorni. Sì. 90 giorni. Stavamo proprio nei lockdown. Sì. Questa della festa di Santa Reparata, Don Gennaro ci ha chiesto di fare la lotto, mattina dell'otto, quindi quella che facciamo di solito la processione del 9 la facciamo la mattina dell'8.
stanno riparando, sperando nel tempo che mantenga, quindi tutti si comunque. Sì. Per proprietà delle 10.30. 10.30, sì, scusi. Ci sta pure una volta e mezza, sì. Invece la seconda, le 10.30. E la sera no? No, sempre tutte, però è ufficiale con il confalone. Quando andiamo con il confalone. Invece del 9 nel pomeriggio. E poi tutta santa riparata le messe, ovviamente tempo permettendo, escluso quello del venerdì mattina, quello abbiamo sconsigliato. Quindi non ci saranno. Ma questo doveva dire la spiegazione. No, vabbè, forse era un attimo di. Esatto. In ripresa. Era un attimo di. No, vabbè, niente di che, però. Se non vi sono altri interventi, passiamo alla votazione del punto numero 3 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole al punto numero 3 con la variazione di bilancio di previsione e la ratifica della deliberazione di giunta numero 66? All'unanimità. Passiamo al punto numero 4 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, la TARI. Parola di Gesù, il dottore. Grazie Presidente, ricordo al Consiglio che la legge 27 dicembre del 2019 numero 60 ha abolito con decorrenza dal 1 gennaio 2020 l'imposta unica comunale. E quindi si rende necessario adeguare un po' i nostri regolamenti alla nuova normativa, sia per quanto riguarda la TARI appunto che l'IMU, perché in precedente era stato fatto un regolamento che raccorpava queste imposte. Quindi il regolamento allegato alla proposta di delibera era già stata inviata ai capigruppo e quindi la delibera che sottopongo all'approvazione del Consiglio è quella appunto di approvare, come non è disposto in premessa, il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, che è allegata alla presente delibera e ne costituisce parte integrale e sostanziale. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione è effetto dal 1 gennaio 2020, perché la legge stessa che lo prevede, e l'approvazione deve avvenire prima della data di scadenza dell'approvazione dei bilanci preventivi. Noi abbiamo già dato comunque la data di riferimento il 30 settembre. E quindi chiedo con ulteriore votazione di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. Se vi sono delle domande sul regolamento, quello allegato alla proposta di delibera. Grazie Vicentino. Dichiaro aperta la discussione, gli interventi. Prego, consigliere. Per la lettura del regolamento, secondo voi, non fatto, non abbiamo non tanto cose particolari o dubbi particolari. E pertanto esprimiamo un parere favorevole per l'approvazione del regolamento della disciplina della tassa sui rifiuti. Grazie. Ci sono altri interventi? Grazie Presidente, anche da parte del gruppo di maggioranza ci voto a favore di questa approvazione di questa regolamento con l'unità di farlo all'ultimo Consiglio Comunale con un basamento per gli uffici competenti per l'assessorato che seguono costantemente il settore finanziario di quest'ente. Grazie Presidente. Passiamo alla votazione delle proposte. Chi è favorevole al punto numero 4 dell'ordine del giorno? Matari, per il giorno Matari. Sì. Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Il Consiglio del numero. Passiamo al punto numero 5 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. Libre. Parola a Vicente del dottore. Anche in questo caso, per le due motivazioni che avevo già espresso nella precedente delibera, sottoponiamo l'approvazione del Consiglio Comunale
il regolamento contrattuale comunale per la disciplina dell'imposta comunale IMU, e quindi il regolamento stesso rispetta appieno la normativa vigente, che cioè in questo caso cioè tutti quanti sapete che la nostra è una proposta regolamentare e quindi non possiamo andare oltre quelli che sono i principi stabiliti dal legislatore generale, e quindi noi ci atteniamo a questi principi, e quindi il regolamento è stato predisposto tenendo conto di queste nuove situazioni, di questa nuova disciplina che appunto regola l'imposta comunale. Quindi, grazie, ci sono interventi su assessore Fondi. Sì. Detto così si direbbe che il comune è un passacarte. Cioè, il regolamento non può stare regolamentare, ma può disciplinare anche in ordine a sicurezza da parte. Cioè, no, cioè situazione. Se con la legge sembrano un passacarte, dice, ma possiamo fare un bambino non deve fare niente. No, 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 io volevo dire che la potestà regolamentare del comune in ordine dei limiti stabiliti dal legislatore generale, però abbiamo un margine con cui intervenire. Questo è il senso che fa l'interfaccia. Non deve fare niente. Cioè a me di avere delle situazioni che in precedenza erano contemplate e che avevamo la possibilità di intervenire, invece questa volta ci hanno proprio tagliato le gambe, diciamo che è limitatissima la nostra competenza in questi casi. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego. Sì, magari mi ha già stato anticipato, comunque a livello di questo era dubbio che anche io avevo. E anche in questo caso, per quanto non c'è diciamo l'approvazione del regolamento, esprimiamo un parere favorevole. Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto numero 5 dell'ordine del giorno? Chi ha come oggetto l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale? No, chi è favorevole? Con ulteriore votazione chiediamo anche l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Il Consiglio dei Ministri. Passiamo al punto numero 6 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti tari anno 2020. Parola al vicesindaco, dottor De Petra. Grazie, Presidente. Nel precedente passaggio del Consiglio Comunale, questa amministrazione aveva stabilito che le scadenze per il versamento della data 2020 avevano le seguenti date: la prima data il 31 agosto, la seconda il 30 novembre 2020, la terza il 28 febbraio 2021. Considerato che comunque in questa materia ci sono stati una serie di interventi, sia da parte del legislatore che da parte alcune precisazioni da parte del Ministero e degli organi competenti, a tutt'oggi purtroppo non abbiamo la spesa complessiva che, proprio perché voi tutti sapete che questo è uno di quei servizi che il contribuente è tenuto a pagare per intero, quindi a tutt'oggi non abbiamo ancora la somma complessiva, il costo complessivo del servizio, e quindi in questa delibera noi proponiamo comunque una riduzione del 20%, del 25% per le utenze non domestiche, perché riteniamo che hanno subito una decurtazione dei propri, tenendo conto appunto della chiusura che durante il lockdown queste attività hanno subito, e quindi riteniamo di concedere questa riduzione. La riduzione stessa verrà fatta direttamente dagli uffici comunali, e quindi la delibera che sottopongo all'approvazione è questa: di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5 dell'articolo 107 del decreto legge numero 18/2020, e pertanto di provvedere di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti tari già adottati per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 33 del 29/12/2018, anche per l'anno 2020. Quindi per adesso manteniamo le tariffe già previste per il 2019.
gli allegati appunto riguardano quei coefficienti stabiliti dal legislatore centrale che gli allegati fanno parte della presente delibera. Di dare atto, come ho già detto, che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a 3 anni nei piani finanziari dall'anno 2021 e quindi di applicare la riduzione di cui vi dicevo esclusivamente per l'anno 2020, una riduzione percentuale della quota fissa e della quota variabile nella misura del 25%, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'ARERA anche senza modificare l'articolazione tariffaria per tutte le utenze non domestiche rimaste chiuse durante il periodo del lockdown. Questa riduzione troverà poi conferma nella variazione di bilancio che successivamente porteremo all'approvazione del Consiglio Comunale. Di dare atto quindi in ottemperanza a quanto previsto dal comma 666 dell'articolo 1 della legge 147/2013 la copertura finanziaria delle predette agevolazioni che sarà determinata in euro 35.000. Di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alla riduzione agevolazioni previste dal regolamento tale, le minori entrate derivanti dalla riduzione trovano copertura mediante apposita validazione degli stanziamenti di bilancio di previsione dal periodo 2020-2022 alla realtà 2020. E poi chiedo con un'ulteriore votazione di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguito. Grazie. Grazie Cesino. Una spiegazione al Consiglio. L'importo, cioè il costo del servizio, l'oggettivo ce l'abbiamo, perché noi, se vi ricordate, 2 anni fa è stato affidato in house il servizio alla società partecipata. Il problema è la strutturazione del nuovo piano finanziario, perché adesso dobbiamo seguire la disciplina predisposta da ARERA. Siccome il piano finanziario viene fatto dal soggetto gestore del servizio e dall'ente competente, siccome nella nostra regione legato, cioè l'ente territorialmente competente, ancorché istituito, che è l'AGI, non è ancora operativo, l'ente competente all'approvazione del piano finanziario rimane il comune. Quindi il gestore del servizio, come nel nostro caso la società partecipata, redige la parte di propria competenza del piano finanziario, il comune la sua di parte. Siccome il servizio è affidato per intero, quindi diciamo che il 99% viene da parte questo costo della società gestrice del servizio. Siccome purtroppo la società, anche per la difficoltà nella disposizione, la predisposizione di questo piano finanziario, ha prodotto questo piano finanziario il 21 di settembre, quindi l'ente non ha avuto materialmente il tempo per poter considerare la seconda parte di sua spettanza, perché c'è all'allegato, adesso non ricordo se è l'allegato 2, l'appendice 2 alla deliberazione ARERA 443 del 2019 che disciplina la modalità di compilazione di questo benedetto piano finanziario. Quindi il costo è oggettivo, lo sappiamo qual è il costo, che è quello che l'anno scorso con delle leggere oscillazioni di 2000-3000 euro, adesso non è che mi ricordo. Poi però quando lo andiamo a calare nel piano finanziario, perché dal piano finanziario poi abbiamo l'esclusione delle tariffe, è un punto interrogativo che non dipende dall'ente, cioè l'ente fa rimanere diciamo l'importo fisso, però poi ve lo posso dire perché adesso l'ho visto l'altra sera anche al Comune di Castelfrentano come vengono materialmente fuori queste tariffe. Per farvi un esempio, una famiglia, una casa che l'anno scorso magari pagava 100, quest'anno può pagare 120 come ne può pagare 80, cioè nell'ambito della spesa è sempre la stessa, ma essendo cambiate le modalità di redazione del piano e conseguentemente che va a influire sulle tariffe, quindi ci possono essere delle variazioni in più o in meno a soggetto, però complessivamente se l'importo era 500 rimane 500, questo è giusto che come lo sappiate. Poi nel 31 dicembre, che è la scadenza prevista dalla norma per l'approvazione del piano finanziario per l'anno 2020,
20, si redige e nel caso ci fossero delle variazioni, quando si va a fare il conguaglio dell'anno prossimo, in tre annualità chi deve pagare di più paga in tre annualità per di più, chi deve riavere si fanno i conguagli. Scusate se, non so se sono stata chiara. No, in effetti era un dubbio che non avevo dalla lettura ben recepito. Solo una domanda, perché il 25% e non una cifra diversa? No, perché cioè, io penso che sia forse maggiore. Il periodo legato in cui sono state chiuse le attività, quindi rappresenta i tre mesi di chiusura. E quindi è stato fatto? Sì, sì. E poi che trovo? Un fatto completamente matematico. Sì. Grazie. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Il punto numero 6 del programma del giorno, capo oggetto, approvazione delle tariffe e quindi della tassa sui rifiuti, la Tari. Chi è favorevole? Con ulteriore votazione si chiede immediata esecutività di questo provvedimento. Chi è favorevole? Il Consiglio delibera. Passiamo al punto numero 7 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2020. Allora, vice sindaco, dottor Vedetta. Grazie Presidente. Come ho già ricordato, quindi si rende necessario approvare le tariffe relative all'IMU e tenendo conto appunto delle nuove disposizioni in materia. Le tariffe restano comunque sostanzialmente invariate nei confronti dello scorso anno e sono le seguenti: per le abitazioni principali, categoria A1, alla orfana e A9, per le relative pertinenze, l'aliquota che resta è lo 0,4%. Per le unità immobiliari, categoria A1, A8 e A9, e relative pertinenti alle abitazioni principali, quali sono queste? Sono quelle possedute a titolo di proprietà da anziani abitabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che queste abitazioni non risultano locate, la dico dello 0,4%, quindi vengono considerate come abitazioni principali. Altre tipologie di immobili, quindi qualsiasi altra tipologia, 1,06%, unità immobiliare uso produttivo appartenenti al gruppo catastale di 1,6%, le cooperative edilizie e quelle dell'Istituto Autonomo Case Popolari 1,6%, le aree fabbricabili 0,76%, le unità immobiliari e concesse ad uso gratuito ai genitori o figli da utilizzare con l'abitazione principale, lo 0,66%, per i terreni agricoli, questi risultano esentati sul nostro territorio da una legge del 91 in più, da un comma della finanziaria, e quindi i nostri terreni agricoli sono esentati, quindi non vanno nessuna imposta IMU. Poi i fabbricati che sono stati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin quando rimangono tale destinazione e non siano gli stessi locati, 0,1%, i fabbricati rurali ad uso strumentale non sono esentati, quindi non scontano nessuna imposta. Poi viene determinata per l'anno 2000 la dichiarazione dell'imposta municipale propria per €200, questa è riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale per quelle categorie di cui vi parlavo prima, A1, A8 e A9, le relative pertinenze, per quelle unità immobiliari delle case popolari e degli istituti autonomi e di edilizia residenziale pubblica, e poi viene stimato in euro 1.071.000 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020. Poi Presidente, chiedo di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di determinare appunto gli aliquote unie e l'IMU per il corrente anno nei termini stabiliti dalla normativa di campo. Grazie Gesù. Ci sono interventi? No, a te.
questo caso notiamo che le tariffe sono rimaste invariate rispetto al 2019, però volevo fare una domanda all'assessore: come mai il Comune di Casoli non ha preso in considerazione la possibilità che è stata data dal decreto di lancio, che è quella di offrire con la propria delibera uno sconto fino al 20% sulle tasse tributarie patrimoniali con il dovere, diciamo, da parte di quelli che fanno uso della domiciliazione bancaria. Quindi fino al 20% doveva essere di meno, ma comunque era un importo importante che poteva essere anche valutato e proposto, perché tasse tributarie e patrimoniali sia quindi l'IMU e nello stesso tempo la TARI potevano anche usufruire di questa proposta fatta dal territorio di Lancio. Grazie. Cioè non abbiamo considerato questa possibilità perché il nostro obiettivo era quello dell'equilibrio del bilancio, e considerata la situazione particolare che stiamo vivendo tutti quanti, e in più tenendo conto che abbiamo notato che il gettito delle entrate comunali purtroppo a seguito di questa emergenza sta subendo una notevole riduzione, ora abbiamo ritenuto opportuno utilizzare questa norma, però non è da escludere che nel prossimo bilancio, tenendo a conto appunto dell'andamento delle entrate, di valutare questa possibilità. Cioè, quindi mi sta dicendo quindi che voi eravate a conoscenza, non avete preso atto, però poi è anche vero che questa si chiama, viene chiamata premio a chi paga, anche diciamo che è un po' la sua falsa riga di banco, ma no? Quindi era pregnante. Sì. E però voi considerate anche il difficile da parte non fiscale. Era necessario. Comunque. Ma qui sono dei margini fiscali, cioè. Sì, cioè la certezza. Era comunque necessario, puoi trovare comunque una copertura finanziaria per l'eventuale somma che non veniva corrisposta, quindi avrebbe creato. Ma avete l'idea di quanto ammontava eventualmente? Ma non abbiamo fatto un punteggio. Cioè, però tenendo conto di quelle che sono di solito le percentuali utilizzando metodi di. Metodi diversi, esiste una percentuale che comunque va in una percentuale di somme che non verranno senz'altro riscosse. Non solo avremo creato ancora maggiore confusione, perché poi vedremo che nella prossima tabellazione di bilancio, cioè basta che un contribuente usi un codice diverso oppure un qualsiasi errore nella compilazione della dichiarazione o del versamento, si possono creare una serie di scompensi che poi vanno ad incidere sulle sovrintorità della prima. Il contribuente avrebbe solamente utilizzato la domiciliazione bancaria, e quindi anzi. Le posso dire per esperienza che spesso sul fondo corrente. Ma questo lo riguarda indipendentemente dal fatto che oggi si usufruiva questo, era qualcosa che avevo letto intorno. Ne abbiamo. E quindi mi sembrava strano che non aveste fatto uso e approfondito. Ma specialmente perché è un premio per i cittadini, per coloro che hanno delle attività, ma stessamente una garanzia anche da parte del Comune di avere una certezza sulla corresponsione di quando dei tributi. Poi non mi vedo di cosa c'è. Valuteremo questa possibilità nel prossimo bilancio, se ci sono le condizioni. Grazie, e comunque fermo restando che comunque il nostro parere favorevole, mi associo anche io, non è che lo dico perché l'ha detto il mio capogruppo, l'amico Pedro Paolo, ma volevo proprio dirlo alla fine dei quattro punti che appunto riguardavano il settore economico e finanziario, quindi un caso a tutti coloro che lavorano nella stesura di questi documenti, che devo dire anche abbastanza corposi, snelli ma comprensibili. Questo è un paletto, quindi è un grazie da parte anche del super minoranza. Grazie consigliere. Grazie Cesino. Ci sono altri interventi? Prego. Grazie Presidente, ovviamente il nostro voto favorevole perché la conferma delle queste situazioni di emergenza, ecco, la mia tra virgolette mancanza e ignoranza, perché non ero a conoscenza io personalmente di questo modo di stare con il consigliere Angelini, quindi faccio, come si dice, mia gruppa, il resto confermo il voto favorevole per quanto illustrato dal vice sindaco assessore al bilancio.
Grazie. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto numero 7 dell'ordine del giorno che ha come oggetto approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2020? Chi è favorevole? Con l'ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? La delibera è approvata dal Consiglio. Passiamo al punto numero 9 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto affidamento in concessione del servizio di tesoreria. No, chiedo scusa. Il punto numero 8, che ha come oggetto variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, articolo 175,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000, competenza e cassa. Parola sono decisi per il provvedimento. Grazie Presidente, in questo caso la variazione è la variazione di bilancio, la portiamo direttamente in Consiglio e così ricordo quelle che sono le voci più importanti di questa variazione. Una è una sanzione prevista in entrata per 1.000 euro a carico di una ditta locale per un abuso edilizio. Poi invece ci sono state minore entrate, abbiamo rivisto quindi tutte le minore entrate per quanto riguarda quei servizi che in questo periodo sono stati fermi proprio a seguito del lockdown, e in modo particolare abbiamo meno 22.000 euro per mense e retenzioni scolastiche per i proventi, poi abbiamo meno 21.000 euro proventi servizi trasporto scolastici, meno 15.000 euro proventi di colonie e soggiorni estivi. Abbiamo purtroppo avuto, per questo mi riferivo pure prima, meno 2.000 euro per quanto riguarda gli oneri, i proventi dell'illuminazione votiva. Poi abbiamo una serie di variazioni che riguardano il personale, ma sono delle piccole somme, e quindi quelle minore entrate di cui parlavo prima vanno a incidere anche sulla gestione dell'IVA, e quindi meno 10.000 euro. Queste somme poi le troviamo in entrata e in uscita, e come vi ricordavo prima, una delle variazioni più importanti è appunto quella dell'esenzione per 35.000 euro per la TARI, quindi quel 25% di cui vi parlavo prima. E quindi l'esenzione della TARI anche in questo caso in entrata e in uscita. E poi abbiamo un rimborso a favore dello Stato di euro 10.100, questo è uno di quei contribuenti di cui parlavo prima, che utilizzando un codice sbagliato aveva fatto indovinare al Comune di Casoli 10.100 euro, che noi comunque dobbiamo restituire allo Stato, e quindi l'abbiamo dovuto inserire nella variazione di bilancio. Quindi anche in questo caso è volontaria questa restituzione, è volontaria. No, c'è stata chiesta, sì. E quindi chiedo inoltre al Presidente di dichiarare la seguente deliberazione che sia immediatamente eseguibile. Grazie Vice Sindaco. Ci sono interventi? Sì, noi siamo favorevoli, non abbiamo. Ci darete atto, abbiamo anche detto in altre occasioni che da parte nostra non c'è nessuna volontà speculativa, soprattutto in questo periodo, ma tenuto conto anche di questa necessità che si verifica durante l'anno, normalmente ancora di più in questo frangente, quindi non abbiamo approfondito nessuna di queste voci, qualche domanda l'ho fatta prima sull'altra variazione. In linea di massima noi votiamo favorevolmente questo provvedimento, e fermo restando le nostre critiche che sono al bilancio per una
visione, la nostra, diversa e certamente votando favorevolmente questo tipo di variazione non va minimamente a toccare quello che è il nostro giudizio negativo sulla, sull'amministrazione di questo comune. Nient'altro, quando mi meraviglio questo fatto che sono diminuite le entrate per le lampade votive. No, avevamo fatto una previsione, non è una previsione maggiore di quelle che poi sono state le entrate, quindi abbiamo ritenuto opportuno, adeguate. Quindi un po' il contrario di quello che ha scritto Di Giulio al coso del dei morti, no, ha tradotto bene. Non sa che non lo sa. Il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere. Sono altri interventi? Prego. Sì, ovviamente il nostro voto è favorevole perché le difficoltà contingenti del momento insomma ci costringono a rivedere alcune voci in diminuzione e sicuramente la maggiore elemento che spicca. Chiedo scusa, che darà sicuramente un attimino di respiro, sono dei 35.000 euro insomma, che vengono sfornati, quindi pertanto confermo il voto favorevole da parte del gruppo di maggioranza. Grazie Presidente. Ci sono altri interventi, altrimenti passiamo alla votazione. Del punto numero 8 del ordine del giorno, che ha come oggetto variazione al bilancio di previsione finanziaria, competenze e cassa. Chi è favorevole? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? La delibera approvata dalla Commissione. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021-2025, approvazione e schema di convenzione. Parola al vice sindaco. Allora, il contratto di concessione del servizio di tesoreria comunale andrà in scadenza il 31/12/2020, per questo motivo si rende necessario di procedere a un nuovo affidamento per la durata di 5 anni, quindi dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025. Il tutto è regolato dall'articolo 210 del testo unico che così stabilisce: l'affidamento del servizio viene effettuato mediante la procedura di evidenza pubblica stabilita nel regolamento di contabilità di ciascun ente con modalità che rispettano i principi della concorrenza. Qualora il corpo di condizioni di legge, l'ente può procedere per non più di una volta al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. Quindi la delibera che sottopongo appunto è quella di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 2021-2025 e il regolamento, cioè lo schema di convenzione che è allegata alla presente delibera quale sotto la lettera A. Come ho già ricordato, di dare atto che la gara verrà espletata mediante procedura di evidenza pubblica e chiedo Presidente di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con apposita votazione. Grazie Vice. Ci sono interventi? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto numero 9 di ordine del giorno per affidamento in concessione del servizio di tesoreria? Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? La delibera approvata dal Consiglio. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che ha come oggetto realizzazione del centro parrocchiale, verifica di assoggettabilità PAS articolo 12 del decreto legislativo 152/2006. Provvedimento. Parola al sindaco. Allora, come ha detto il Presidente, portiamo al Consiglio
consultare a cui trasmettere il documento rapporto preliminare trasmesso dal richiedente, che si allega presente altro, per acquisire parere della verifica di assoggettabilità a base della proposta di realizzazione del centro parrocchiale di caso. Praticamente è arrivata dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore, tramite legale rappresentante del parroco Don Gennaro, un'istanza di avvio di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la realizzazione del centro parrocchiale. Questa richiesta deve seguire un iter ben preciso, e adesso stiamo alla fase iniziale. Con questa fase iniziale, per cortesia, lei sta di comunicazione. Sta già qua. Con determinazione l'ufficio ha visto quali sono gli elenchi di soggetti competenti in materia H da consultare per il piano di classificazione acustica del territorio comunale, e su questo elenco, chiedo alla segretaria come c'è un refuso, nel momento in cui si cita il consorzio industriale Assisandro, che adesso si è fuso nell'ARAF, quindi bisogna modificare il consorzio industriale con l'ARAF. Inviata questa documentazione, dobbiamo aspettare che ci arrivino tutti i pareri per verificare se bisogna assoggettare o meno alla procedura di VAS. E poi chiedo anche di modificare un altro refuso, il punto 3 e il punto 2 del deliberato, nella parte in cui si chiede l'immediata eseguibilità della stessa delibera. Quindi siamo in una fase procedimentale e dobbiamo portiamo in consiglio comunale proprio l'approvazione di questo allegato 2 dei soggetti competenti in materia ambientale. Quindi chiedo il voto favorevole dell'assise. Grazie sindaco. Ci sono interventi? Quindi le modifiche sono due. Una, sì, diciamo, è la sono due refusi, sì. No, perché uno la togliere l'immediata eseguibilità. No. Cambiare il numeretto, là c'è il numero 3 invece da mettere il numero 2. Ah. È solo il numeretto, proprio nell'invio ci stanno messo. E l'altro è proprio l'asisangro. Si è sintomo dell'arma, sì, certo. Niente. Io non voglio accendere qui una discussione in ordine alle previsioni di questa proposta, di questa delibera, un po' perché sarebbe abbastanza complesso e il contesto magari attuale non sarebbe inutile. Stamattina ho avuto un colloquio con la segretaria per capire meglio quali sono le motivazioni per cui il Consiglio Comunale si ritrova a essere all'improvviso proponente e competente del parco. Praticamente nello stesso momento il Consiglio diventa proponente al Consiglio, che diventa competente, fare una duplicità di aspetti che sicuramente la norma che regola le competenze comunali non lo prevede. La segretaria e anche poi il tecnico, l'ingegnere Di Toro, mi hanno spiegato, ma non convinto, di una procedura che prenderebbe le mosse da una sentenza del Consiglio di Stato della Regione Lombardia, cui anche la Regione Abruzzo avrebbe fatto riferimento, e poi attraverso delle circolari di quel periodo, 2007, non lo ricordo bene, avrebbe elaborato tutta una serie di considerazioni per arrivare a spiegare il perché la pubblica amministrazione in questo caso diventava il Consiglio Comunale. L'ho detto prima, questo è un argomento che ci interessa, è un'opera che sicuramente è qualcosa di diverso e di nuovo rispetto al panorama politico cui siamo abituati in questa cittadina, e merita tutta l'attenzione dovuta,
che non mancherà per quello che ci riguarda. Oggi noi esprimiamo questa perplessità. Lo faccio a nome del Consiglio, di quella che è una nostra valutazione, di un adempimento che secondo noi, al di là di quello che scrivono nelle circolari la Regione Abruzzo, è una competenza e una proponenza che non può essere del Consiglio Comunale. Ripeto, mi fermo qui, noi per questo assunto, per questa ragione ci asteniamo e approfondiremo un po' questo progetto, di cui chiederemo ancora ulteriori spiegazioni al settore tecnico sull'iter di questa iniziativa, che comunque viaggia in ritardo, mi pare di vedere, perché questa è stata presentata a febbraio, o probabilmente avrete sentito anche questo, dell'influenza coronavirus. Sì, poi ci sono state le interlocuzioni. Certo. Infatti, quando ho sentito quello che veniva tolto l'immediata sensibilità, che succede qua? No. Ecco, questo è quanto. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Avete proprio chi è favorevole al punto numero 10 dell'ordine del giorno, realizzazione del centro parrocchiale, verifica della società militare, la BAS, articolo 12, decreto legislativo 152/2006, chi è favorevole? Unanimità? No. Si astenne. Oh, è troppo, Chiedo scusa. Chi vota, chi è contrario appunto all'ordine del giorno? Chi si astiene? Se che dà per i motivi che ho scritto. Il soggetto proponente, il soggetto concorrente possa essere la stessa del Consiglio Comunale, ma questa è sempre una bella situazione. Ma è venuto in dubbio anche, perché dice richiamato che senza l'autorità competente è procedente e virgolettato Consiglio Comunale, quasi a dover chiarire qualcosa che non era chiaro. Sì, ma perché sono state fatte diverse richieste e hanno esplicitato questa cosa qui, però c'è. Effettivamente, cioè la perplessità non può essere il stesso soggetto che faccia. Che decideva mettere in mano la regione Abruzzo, adesso non tutto per quale motivo, è già da forse dal 2016 che era impetto una legge regionale, e infatti che era pendente presso il Consiglio. Andava in Consiglio oggi. Mi sembra di averlo detto che andava. Ah, ma dopo tanti anni però. Dopo 12 anni, 15 anni. Esattamente. E infatti in questo piano territoriale, con qualche modifica alla legge urbanistica, si doveva inserire anche la procedura per la VAS, cioè il chiarimento effettivo. Però non c'è stato niente, quindi c'è stata questa prima circolare nel 2008, dopodiché, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, ricordato dal consigliere Barrera, 2011 per la Lombardia, e il Consiglio di Stato, penso che l'abbia letto, l'architetto gliel'ha mandato, penso, vero? Cioè, ma non è che puoi fare riferimento a quella sentenza che è specifica per la Lombardia, ma per la Lombardia non solo, ma per il caso specifico che ha trattato. Ma il principio era questo, che la Regione Abruzzo aveva seguito, adesso non lo so se volutamente o non volutamente, questo non lo so, la procedura seguita dalla Lombardia, e quindi che autorità competente e autorità procedente coincidessero, e quindi hanno ribadito forse ancora di più nel 2011 che non nella circolare del 2008 che nella nostra regione, fino a normazione da parte della regione stessa, le due autorità coincidono nell'ambito comunale nello stesso comune, quindi il consiglio comunale. Grazie segretario. Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La delibera è approvata dal Consiglio.
Grazie per la partecipazione, non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Abbiamo le feste solo la messa, niente spari, niente. No, spada sul fatto. Ah, spada. Una spada, c'è la novena che... La novena, sì. Un attimo, una spada. Una spada, dice sì.